Eccoci tornati, sono tornata a casetta mia, buon 10 dicembre e partiamo subito con l'apertura di calendari. Una cosa, ho saputo che c'è una bambina bellissima che mi guarda, che si chiama Giulia. Ciao Giulia, un bacio grande e grazie per guardare i miei video. Ti voglio tanto bene, ciao bella. Allora, guardiamo insieme allora che cosa c'è. Vediamo, adesso abbiamo detto il 10, 10, 10, 10. Vediamo, calendario Sephora. Leggo Marc Jacobs e già questo mi piace. Vediamo subito. Ma perché farlo in modo che esca in maniera facile, no? Eccolo. Allora, Marc Jacobs, Le Marc, un rossetto, slow burn. Dalla prossima volta ricomincerò a utilizzare i prodotti che sono usciti dal calendario perché sono tornata da Napoli tardi e non ho potuto utilizzare le cose che erano già uscite. Allora, questa è la confezione, vediamo come si apre. Voilà. È un nude molto piccolo e carino, bellino. Comodissimo da tenere in borsetta. Bel bel colore. Ecco, questo è uno di quei rossetti che sono belli scriventi, però rimangono leggermente cremosini e morbidi. Proveremo, proveremo. Anzi, a proposito, se volete. Quando anche finiranno i calendari, continueranno i video, mi dovrete sopportare ancora. Se avete qual voglia che appunto utilizzi qualche prodotto in particolare che avete visto nell'apertura dei calendari, ditemelo, che se magari saranno i primi che sceglierò per utilizzarli insieme a voi facendo un get ready, quindi magari mi trucco insieme a voi e vediamo come sono e vi dirò le mie impressioni mentre li utilizzo davanti, mentre registro un video. Poi apriamo Feel Unique. Ta-da! Il 10 dov'è? 10, 10, 10, 10, 10. Eccolo qui, è questo qui. Living Proof. Allora, una crema nutriente, penso che sia per i capelli. Sì. Applicare generosamente sui capelli puliti e bagnati e umidi. E questo dovrebbe diminuire l'effetto crespo, cosa che io non ho avendo i capelli lisci. Quindi magari lo proverò o altrimenti lo regalerò a qualcuno che ha i capelli crespi. Vedremo. O lo potrò utilizzare su qualche cliente che magari avrà bisogno per un'acconciatura. Sì, perché io faccio la make-up artist e a volte mi occupo anche dell'acconciatura se capita appunto che la cliente me lo richieda. Quindi può darsi anche che lo possa utilizzare io. Vedremo. Poi, oggi è 10, quindi no, quello di Charlotte no, perché sono i giorni dispari. Andiamo con NYX. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Dov'è? Eccolo qua. 10. Allora. Professional makeup, metallic eyeliner, eyeliner metallizzato. Se non ci metto una vita ad aprirlo, lo vediamo insieme. Prendo le forbici, lo apro, se no state a aspettare. Ecco qui, l'ho aperto. Questo è come si presenta, tutto metallizzato, vediamo. Ah, è nero. Ah, è un nero con dei brillantini. Molto morbida come matita. Non so se si vedono i brillantini, penso di sì. Carina. Da provare, da provare. Come tutto del resto, bisogna provare. E poi. Look Fantastic. 10, eccolo qui, bello centrale, grande. Vediamo. Cosa c'è? Cosa c'è?
senti, a me ogni tanto i cartoncini che spiegano il prodotto non escono. Vabbè. Se lo saranno dimenticato, lo leggiamo dal prodotto direttamente. Allora, della First Aid Beauty Fab Facial Radiance Pads. Allora, sono dei pads esfolianti. Ne ho sentito parlare, però non li ho mai utilizzati. Vediamo come si utilizzano. Sì, direttamente da strofinare sul viso, sul collo e sul décolleté, una volta o due volte al giorno dopo la pulizia. E sono appunto dei dischetti esfolianti già imbibiti di prodotto. Buono, buono, buono. Cosa dico io sempre? Proveremo. Ed ecco qua. E le cose del 10 sono finite. Ci vediamo domani. Ciao, ciao, ciao a tutti. Buona giornata.